Buonasera e benvenuti a Speciale Elezioni, la trasmissione che Rete 8 dedica alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Siamo a Fossa Cesia e in provincia di Chieti. I candidati sono due: Enrico Di Giuseppe Antonio, sindaco uscente, sostenuto dalla lista civica per Fossa Cesia con Enrico Di Giuseppe Antonio sindaco, e Giuseppe Ursini, candidato con la lista civica Impegno Comune con Ursini sindaco. Ora andiamo a conoscerli meglio e a conoscere i loro progetti per la città. Enrico Di Giuseppe Antonio, sindaco uscente di Fossa Cesia, che si candida per il suo terzo mandato, che possiamo definire terzo mandato del secondo round. Si candida con una lista civica per Fossa Cesia con Enrico Di Giuseppe Antonio sindaco. Il simbolo è un'ancora. È un'ancora che abbiamo sempre utilizzata nel simbolo, perché i cittadini hanno bisogno di una buona ancora che non faccia mai ruggine. E lo facciamo perché obiettivamente ho deciso di ricandidarmi per il terzo mandato, e c'è una regione che ovviamente viene fuori da una legge che è stata approvata. Consentire a chi ha maturato esperienza, a chi si è dedicato con passione e con impegno, di continuare a svolgere il ruolo di sindaco, o meglio di candidarsi a fare il sindaco di una città. Certo, per me sarà, come dire, celebrare le nozze d'argento con la mia adorata Fossa Cesia, perché ho già svolto il sindaco per 20 anni, intramezzato da un ruolo di presidente della provincia eletto dai cittadini, e ritengo obiettivamente utile che questo modello Fossa Cesia, che tanti ci descrivono come una amministrazione seria, corretta, leale, che come unico comune denominatore di chi si è candidato nella mia lista, ma di chi si è candidato nelle 3 esperienze precedenti, anzi nelle 4 esperienze precedenti, l'ultimo si sta per concludere, avevano come obiettivo la trasparenza, il bene comune e l'interesse di tutti e non gli interessi particolari. Parliamo della sua lista civica, da chi è composta, insomma. Intanto sono contento, abbiamo fatto il possibile per trovare candidate e candidati con un unico comune denominatore. L'unico comune denominatore, come dicevo prima, è l'interesse di Fossa Cesia, costruire ancora di più un futuro migliore e fare in modo che questo sviluppo che abbiamo registrato negli ultimi anni decolli effettivamente e serva soprattutto ai giovani. Ci sono donne e uomini giovani che vogliono assieme a me tentare questo percorso che appunto porti Fossa Cesia ad essere una città migliore, ancora più vivibile, ancora più solidale, ancora più forte, ancora più aperta a tutti, senza limiti e senza blocchi che in genere però in una città a volte il localismo pone. Noi siamo una città turistica, una città turistica deve essere la città di tutti. Ecco, con lei in lista anche chi ha amministrato insieme a lei nell'amministrazione uscente. Intanto sono stati loro, assieme a tanti cittadini, che mi hanno chiesto di utilizzare questa norma che il Parlamento ha approvato del terzo mandato. L'ho accettato, ovviamente ho riflettuto molto, come ho sempre riflettuto su tutte le esperienze politiche e istituzionali che ho avuto nella mia vita. Ho ascoltato tanti cittadini che mi hanno detto di continuare l'esperienza di sindaco, perché ovviamente credo si fidino di me. E quindi 5 dei 7 candidati che hanno portato a termine, che hanno concluso questa esperienza, l'ultima, la quarta, si sono ricandidati, un po' tutta la giunta comunale e una consigliera. Gli altri 2, per ragioni personali, ma sono con noi a sostegno di questa lista, hanno deciso di non ricandidarsi. Chi è impegnato per lavoro o per altre ragioni chiaramente decide di non fare quello che ha fatto in questi 5 anni, impegnandosi con la loro forza, con la loro tenacia e soprattutto sempre con la loro passione. Ora andiamo a vedere un po' quali sono gli argomenti che sono anche nel suo programma elettorale, che comunque argomenti che lei porta avanti da anni. Uno per tutti, il più importante, il turismo, come creare
sviluppo dal turismo? Lei ha sempre creduto in un'economia che nasca dal turismo? Io ho sempre detto, questa è una città che è cresciuta anche grazie alle attività industriali che sono alle nostre spalle nella Val di Sangro, industrie importanti. Bisogna sottolineare che una delle zone industriali più importanti del centro-sud è la Val di Sangro. Che cosa ha significato? Che tante persone provenienti da ogni parte d'Italia hanno deciso di venire ad abitare a Fossa Cesia. Quindi questa città è cresciuta anche sul piano demografico e ovviamente inversamente è successo in molti altri territori, ma nello stesso paese la diminuzione demografica. Noi che cosa abbiamo deciso di fare? Di combinare le cose più importanti. C'è chi va a lavorare nella zona industriale e il turismo. Il turismo è un pilastro importante, fondamentale per l'economia di Fossa Cesia, per la sua bellezza, per il suo paesaggio, per le sue caratteristiche, per la proverbiale cordialità della sua gente, dei fossacesiani, ma anche di coloro che abitano nella nostra città. Ed è cresciuta Fossa Cesia. Io presumo che aver definito modello Fossa Cesia, un giornalista un paio d'anni fa in un'intervista che ho rilasciato ad un quotidiano nazionale, mi è sembrato un po' un riconoscimento di tutto l'impegno che io ho impiegato assieme all'amministrazione comunale che ho presieduto. È cresciuta, ci sono stati investimenti, c'è una richiesta fondamentale, soprattutto da parte dei giovani, di investire nel settore del turismo. A parte il piano demaniale, le difficoltà che ovviamente sono legate alla cosiddetta Bolkestan, sia per le stagionali concessioni stagionali, sia per quelle definitive, ma abbiamo creato le condizioni perché Fossa Cesia davvero possa recitare qualitativamente un ruolo importante lungo la costa dei Trabocchi. Ma una cosa io non ho mai trascurato, io non ho mai messo confini alla mia politica, anzi più volte, anzi molte volte ho cercato di coordinare le altre amministrazioni, gli altri sindaci con cui c'è un accordo e una volontà di crescere che non lascia spazi al campanile, che non lascia spazi ai localismi. Quindi il turismo è cresciuto. Tenga conto che il turismo cresce soprattutto valorizzando anche altri importanti settori economici. L'agricoltura? Beh, io penso che forse dovremmo valutare e valorizzare meglio l'agricoltura, perché qui abbiamo delle produzioni di inestimabile qualità e valore. L'artigianato fa ricrescere anche la speranza di chi giovane voglia investire nelle attività artigianali. Ma poi ci sono i servizi. C'è un commercio che non ha avuto quello che è un po' successo in molte parti d'Italia, un'emorragia per le difficoltà economiche e per le chiusure. Si è mantenuto pur ovviamente con la crisi che investe questo settore. Io credo davvero che il turismo, assieme all'agricoltura, assieme al ruolo che Fossa Cesia riveste nella Val di Sangro, questi tre pilastri importanti sono un po' il sostegno al futuro economico della nostra zona. Tenga non conto, ha detto mai via verde finora. Adesso ci arrivo. tenga conto praticamente che la ZES considera una parte del nostro territorio ed è stata una richiesta pressante dell'amministrazione, come tutte le richieste che abbiamo fatto per Fossa Cesia sono state richieste che abbiamo in modo determinante e forte fatto agli organi sovracomunali. La ZES significa che la stazione ferroviaria, per quanto riguarda i trasporti, sarà una delle stazioni più importanti d'Europa. Ma la mia amministrazione ha dimostrato la sua efficienza in una variante al piano regolatore, ha consentito di sbloccare questa opera di diversi milioni che ovviamente porta avanti la Regione, lo Stato, attraverso ovviamente l'organismo legato alla ZES. Via Verde. Beh, insomma, di questo mi sento orgoglioso. Mi sento orgoglioso perché poi, se avessi la capacità oggi di ricordare tante di quelle cose che ho fatto con passione e con impegno, mi occorrerebbe molto tempo. La Via Verde inizia, in un minuto. Inizia
quando ero un giovanissimo assessore al turismo della provincia, modificando il piano territoriale con l'aiuto, e lo cito perché è stato un preside importante, Giovanni Nativio, con me in una notte abbiamo cambiato la previsione delle aree che venivano lasciate dalle Ferrovie dello Stato a destinazione pubblica. Dopodiché sono tornato a fare il presidente della provincia, ho portato avanti tutto quello che bisognava portare avanti: l'acquisto, il finanziamento, le proteste, i solleciti, le incavolature perché questi soldi non erano sufficienti per fare, e siamo arrivati alla Via Verde. Ci metto un po', assieme a tanti altri, un po' la mia, come dire, la mia storia, perché la Via Verde ha consentito, il Giro d'Italia è stato un grande avvenimento utilizzando la Via Verde, è stata una delle opere importanti che hanno ovviamente dato al turismo maggiore vigore. Un minuto dedichiamolo al sociale, all'associazionismo, alle fasce deboli. Allora, ci siamo dedicati molto alle fasce cosiddette deboli. Il mio telefono, il mio cellulare era il cellulare di tutti, quello privato. Il mio ufficio era l'ufficio di tutti. La mia sensibilità era la sensibilità di tutti. Che significa? Significa che abbiamo visto soprattutto le persone più sole, più deboli, più in difficoltà. Non abbiamo fatto la raccomandazione, abbiamo costruito le ragioni per le quali spesso le persone che avevano più bisogno dei servizi pubblici hanno trovato davvero un'ancora di salvezza, ma di salvezza per avere servizi più efficienti. Devo dire, noi per 23 anni, lo collego perché sono andato a ritirarlo l'altro giorno assieme ai sindaci italiani, noi abbiamo avuto per 23 anni la bandiera blu. La bandiera blu non è un vessillo che noi paghiamo, non costa niente, costa solo nella qualità dei servizi. E tra i servizi che la FEE valuta per assegnare il punteggio che ci consente di avere la bandiera blu, c'è il sociale, la spiaggia per tutti. Non abbiamo messo limiti alla nostra spiaggia, anche complicata perché ci sono i sassi, con tutti i servizi, ma abbiamo fatto in modo davvero che tutti i servizi che riguardano il sociale abbiano davvero un riferimento importante nel comune. Quindi lei si candida per portare avanti anche progetti, insomma, che cosa ha nel suo programma? Nei nostri minuti avremmo dovuto dire tutte le opere che abbiamo realizzato e tutti i programmi che vogliamo ovviamente realizzare. Certo, i 16 milioni di finanziamenti che abbiamo avuto, opere in cantiere, opere in appalto, opere da definire, insomma, cambieranno il volto di Fossa Cesia. Poi abbiamo un programma per completare lo sviluppo definitivo di questa città. Un appunto voglio fare in questo nostro confronto. Villa Scorciosa è una popolosa e bellissima frazione della nostra città. C'è chi dice che non abbiamo fatto niente. Io dico che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, lo abbiamo considerato come tutto il territorio di Fossa Cesia, però certo, nei bandi in cui abbiamo partecipato il punteggio non ci ha mai aiutato a dare un cambiamento a un edificio che è l'ex scuola. Però devo anche dire che chi viene a beccare voti e svolge il ruolo di consigliere regionale avrebbe potuto dare una mano, un sostegno anche a Villa Scorciosa. Ma ci rifaremo nel corso dei prossimi 5 anni. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio il candidato sindaco al comune di Fossa Cesia, Enrico Di Giuseppe Antonio, candidato con la lista civica per Fossa Cesia con Enrico Di Giuseppe Antonio, sindaco. Siamo con Giuseppe Ursini, candidato sindaco a Fossa Cesia con la lista civica Impegno Comune con Ursini sindaco. Ecco, per lei è la prima esperienza, diciamo così, come candidato in politica. Lei è imprenditore, si occupa di tante cose, la domanda nasce quasi spontanea: come mai è sceso in campo? Sì, è la mia prima esperienza in campo politico, ho fatto tante altre cose, onestamente questa mi mancava. Ma nasce in modo, diciamo così, spontaneo, nel senso che c'è stato un movimento diciamo associativo, civile a Fossa Cesia, che a causa della mancata ricandidatura di alcuni partiti, sia di centrodestra che di centrosinistra,
ritrovandosi il solo candidato e il sindaco uscente davanti, c'era il pericolo che non si riuscisse a ricostituire nessuna lista. Allora questo movimento che parte dal basso, appunto da questa associazione, soprattutto fatta di operatori turistici di Fossa Cesia, ha messo in piedi un progetto appunto che pensi allo sviluppo di questa nostra cittadina, e intanto che creava questo progetto si è creata anche la simpatia di alcuni esponenti politici, magari sia di una certa area che dell'altra, che non erano contenti dell'attività del sindaco uscente, quindi hanno affiancato questo movimento. E questo movimento però a un certo punto, una volta trovata la quadra tra di loro, ha cercato un capolista, diciamo così, perché volevano che il capolista non fosse un'espressione politica molto chiara, anzi uno che non si fosse mai impegnato politicamente. Hanno tracciato un identikit e questo identikit è arrivato alla mia persona, e in un primo momento in realtà io non ho accettato, anche perché gli impegni sono molteplici e si replicano sempre. Però poi pian piano sono riuscito nelle mie attività a delegare attraverso la famiglia, attraverso alcuni nostri collaboratori, e ho accettato questo incarico che è un senso di responsabilità molto forte, e cercherò di dare il meglio di me e di portare tutte le mie conoscenze, che sono quelle dell'organizzazione in generale, del lavoro, della vita appunto civile, di trasferirla in quello che è un mondo politico che io non conosco, ma sto apprezzando in questi giorni. Ecco, lei con questa prima risposta ha già parlato di turismo, ha già parlato di sviluppo, ed è proprio questa la domanda: cosa ipotizza per Fossa Cesia, che sicuramente ha il turismo come leva importante per lo sviluppo? Allora, io ho fatto un'analisi molto approfondita di quello che è la realtà Fossa Cesiana. Anche questa è stata una ragione per cui mi ha spinto a impegnarmi in questo senso. Noi abbiamo goduto, è proprio il termine esatto, di una serie di grandi opportunità che sono venute grazie alle risorse naturali e anche umane. Se pensiamo alla costa dei Trabocchi, se pensiamo ai Trabocchi stessi, se pensiamo al sito storico-culturale che è quello della Abbazia di San Giovanni in Venere, se pensiamo alle risorse dell'agricoltura, ci sono tante cose che Fossa Cesia può mettere in valore, e secondo il mio punto di vista tutte queste risorse non sono state sufficientemente sfruttate. Magari il paese è stato anche amministrato, però è stata fatta una ordinaria amministrazione e non si è pensato seriamente a quello che potesse essere lo sviluppo, il volano del futuro. Cosa vedo io in questa opportunità? Io ho una visione che guarda da qui a 5 anni, naturalmente, perché si tratta del mandato quinquennale, ma bisogna porre delle basi, tracciare appunto delle strade che possano portare poi a uno sviluppo molto più importante da qui a 10 anni magari. Fossa Cesia non vive ancora solo di turismo, ancora oggi Fossa Cesia ha tra le sue risorse maggiori l'agricoltura, e purtroppo il sindaco uscente l'ha dimenticata questa cosa. Io l'ho osservato, gioco forza, ho dovuto anche vedere quelli che erano i programmi elettorali dell'ultimo quinquennio. Sull'agricoltura non si è investito nulla, nel 2021 investimenti zero, 2022 investimenti zero, 2023 investimenti zero, ma anche sul turismo è stato fatto pochissimo: 19.000 euro nel 2021, 27.000 euro nel 2022 e 45.000 euro nel 2023, ma nel 2023 noi abbiamo avuto, si può anche dire chiaramente, un bel colpo di fortuna, che è stata la partenza del Giro d'Italia, che grazie ovviamente ad altre risorse arrivate, non certamente dall'amministrazione comunale, che comunque ha interpretato e ha cercato di ospitare al meglio, ma anche in quel caso gli investimenti sono stati meno di 45.000 euro complessivamente, non riguardava solo il turismo. Quindi se si crede ad un'attività come il turismo, anche con l'agricoltura, poi bisogna anche investirci sopra, non si può pensare che tutto accada così, per ragion veduto, per grazia di Dio, insomma. Ecco, una fetta della popolazione è fatta da giovani, una fetta è fatta da anziani, quindi parliamo un po' di sociale, di fasce deboli, di associazionismo. Cosa prevede lei per questo? Allora, io mi sono, ancora prima che ci fosse questa candidatura, mi sono imbattuto nella realtà locale
con un'attività di raccolta fondi, anche raccolta beni, vestiario, insomma, per la Caritas e non solo. Lo faccio anche in altre città, però questa su Fossa Cesena è la prima volta che lo facevo. E ho visto delle situazioni veramente preoccupanti. Ci sono tantissime persone, io ho visto la Caritas arrivare fino a 150-160 persone al giorno a ritirare beni e anche qualsiasi genere di bene per poter sopravvivere. Quindi è un popolo invisibile, però non possiamo dimenticare che esiste. Quindi noi su queste classi dobbiamo agire immediatamente. Bisogna fare tantissimo, dobbiamo fare gruppo. Io ho intenzione di sviluppare delle associazioni di volontari ovviamente, ma anche di altro se possibile, vediamo come organizzarle per far sì che queste, diciamo così, queste fasce deboli siano davvero sostenute. Ma non è, noi tra l'altro stiamo pensando ad una serie di attività, la prima su tutte una card sociale che possa consentire ai più deboli, appunto anche a quelli più bisognosi, di arrivare a ottenere, fare anche delle spese, diciamo così, mitigate da sconti, da opportunità che stiamo studiando in questi giorni, ma appena noi avremo la possibilità di andare al governo locale lo attiveremo. Ma questo vale non solo per gli anziani, ma anche per i giovani. Sulle politiche giovanili Fossa Cesena soffre, si tiene in piedi grazie alle attività sportive di alcune società calcistiche, società di pallavolo e qualcos'altro, però se non ci fossero queste, effettivamente non c'è nessuna proposta concreta e non ci sono strutture disponibili a poter ospitare alcune attività. Stanno nascendo, però non nascono in modo convincente, non c'è mai quella decisione e quella necessità, insomma, di prendere le cose di petto e risolverle, sempre con grande lentezza, e le cose vanno avanti così sperando che arrivino insomma, alla fine. Però bisogna stimolare le questioni. Quindi più politiche giovanili, mi sta dicendo? Sì, assolutamente. Io, tra l'altro, avendo questo ruolo di presidente della squadra di calcio, noi abbiamo 200 giovani con noi e io queste realtà che le conosco, anche le preoccupazioni delle famiglie che vedono in noi una soluzione nel poter affidare anche la crescita, diciamo, di questi ragazzi. Tante famiglie non riescono a seguire chi lavora, chi ha problemi, molti purtroppo sono anche divisi tra moglie e marito, quindi sono diversi problemi. E se non ci fossimo noi, probabilmente questi ragazzi starebbero in piazza. O forse l'amministrazione comunale fa fede sul fatto che ci siamo noi, ma non va bene, cioè bisogna dare stimoli, bisogna mettersi in gioco e creare dei presupposti affinché ci siano opportunità migliori per questi giovani. Ecco, io tornerei per un attimo a parlare della sua lista e il tipo di rapporto che ha con questa squadra che adesso la sta accompagnando in questa avventura. Sì, la lista intanto è composta da 6 unità femminili e 6 maschili, e è una lista abbastanza eterogenea in senso lato del termine. Voglio dire, ci sono espressioni della vita sociale, quindi parlo dei lavoratori, parlo di forze dell'ordine, parlo forze dell'ordine, non polizie che non si possono candidare, ma ci sono per esempio il vice capo della polizia penitenziaria, perché quella a Fossa Cesena abbiamo risiedono tantissime guardie carcerarie che con le loro famiglie sono trasferite, sono tante, e fa parte di quella fascia della nuova popolazione che si integra o non si integra, quindi c'è bisogno anche che ci sia questo rapporto un po' più stretto con loro. Però poi ci sono anche forze economiche, ci sono anche forze politiche, ragazzi, io sono il più anziano tra tutti, ma ci sono diversi ragazzi che secondo me può dare davvero tanto, hanno anche, molti di loro, anche esperienze amministrative. La mia squadra non è solo questa è quella che ovviamente che è candidata, ma poi io ho un nucleo di persone, anche di professionisti che mi seguono, che mi danno l'indicazione, perché mio amico Enrico, quello che mi riprovera, dice che io non sono abbastanza esperto, no, per poter fare la vita amministrativa. Io ho l'età per ricordarmi che, per esempio, a suo tempo John Kennedy, quando gli fu riprovato il fatto che era troppo giovane e quindi inesperto, lui rispose: guarda, non c'è una scuola di politica. Poi tra l'altro è passato ad essere uno dei presidenti migliori della storia, quindi questo non significa niente, significa avere idee chiare, avere la voglia di fare, avere l'abnegazione sul lavoro, serve questo. E io ho una squadra che mi stimola, mi aiuta, parlo anche di professionisti importanti che sono a tutto tondo, insomma. Il tempo corre, abbiamo un paio di minuti ancora, dunque lei si candida per fare che cosa? Come allora, concludiamo?
Il mio progetto, appunto, ne parlavo prima, ho una visione abbastanza, abbastanza ampia. Il mio motto è agire in fretta, guardare lontano. In fretta perché sono tantissime cose da fare, subito, da subito, già la Marina di Fossa Cesena. Peccato che noi entreremo diciamo così, in comune a fine giugno praticamente, e quando i giochi ormai sono più o meno fatti. Però ci sono da fare delle cose assolutamente urgenti. Fossa Cesena soffre, per esempio, della mancanza di parcheggi, è una cosa abbastanza incredibile. E questo successo che ci è arrivato non è stato, insomma, non ha consentito di realizzare i parcheggi sufficienti. Ma al di là di questo, noi pensiamo che Fossa Cesena vada valorizzata tout court in tutti i suoi aspetti. Fossa Cesena, appunto, ha un'agricoltura veramente di valore, è la città del vino, la città dell'olio, non è solo quello, ci sono agricoltori che fanno delle coltivazioni specializzate, in serra ci sono vivaismi, insomma ci sono tantissime realtà. E quello che io vedo, appunto, è valorizzare questa città, valorizzarla al meglio, portarla ad essere la più importante cittadina della costa adriatica da Francavilla a Vasto. Noi abbiamo questa opportunità, abbiamo tutto per diventarlo, però bisogna puntarci, ma non basta puntarci, bisogna arrivarci, è un'altra storia questa. Tra le altre cose è un progetto molto ambizioso che io potrò portare a termine nell'arco di 5 anni, chiaramente, non è una cosa immediata. Mia intenzione è far diventare la costa di Trabocchi con Fossa Cesena a capofila patrimonio dell'UNESCO. Ci sono grosse opportunità, sarebbe un colpo incredibile e un volano pazzesco per il nostro settore, il nostro paese. Bene, la ringraziamo e ringraziamo dunque Giuseppe Ursini, candidato sindaco a Fossa Cesena, con la lista Impegno Comune con Ursini sindaco. Ringraziamo i due candidati a sindaco del comune di Fossa Cesena e soprattutto grazie a voi per averci seguito. Buona serata.